I nostri ragazzi sono hackers nati ed è giusto che sia così. Scusa, ma te lo dico col sorriso, perché a me mette sempre tenerezza vedere come dei termini, comunque delle filosofie di vita, ma soprattutto di pensiero, che hanno senso di esistere, che potrebbero essere molto utili per i nostri ragazzi. Perché? Perché in quella fase particolare del loro sviluppo e della loro identità, anche delle loro capacità comunque di fare, ecco che spesso queste questioni qui vengono comunque prese e ribaltate in accezioni negative, e in questo modo purtroppo, ahimè, impedendo appunto queste attività, impediamo ai nostri ragazzi la possibilità di sperimentarle. Mi spiego meglio. Perché parlo di hackers? Perché parlo di hacking? Perché se io ti dico appunto semplicemente hacker, chi è l'hacker? Molto probabilmente, a meno che tu non sia già dentro un po' questa filosofia, ad esempio magari nel mondo dell'informatica, molto probabilmente ti viene in mente quella persona stile Anonymous con la maschera che entra nelle banche, entra nei computer degli altri, mette i virus e via di questo passo. In realtà dietro l'hacking esiste tutta una filosofia di vita, appunto, e di pensiero che va ben oltre. In realtà l'hacker puro, intendiamolo, è colui che entra nei sistemi per sfidare le falle di questi sistemi, individuarle, quindi eventualmente scardinarle. Poi la sua attività può proseguire o, ad esempio, piazzando virus e via di questo passo, e questo ovviamente è una cosa che non andrebbe fatta, appunto, oppure, perché no, ci sono hacker che dopo aver fatto questo, poi dopo contattano le aziende dei sistemi che hanno penetrato, segnalando le falle. Ovviamente poi offrono le loro consulenze per riparare queste falle, quindi comunque c'è anche un discorso di professione dietro. Oppure anche, molto semplicemente, qui scendiamo un po' di età, quindi torniamo al discorso dei nostri ragazzi, a volte i nostri ragazzi intraprendono un po' questo percorso dell'hacking più per sia sperimentare le proprie capacità e sia per tirare proprio al massimo, proprio torturare al massimo il sistema con la S maiuscola, non per distruggerlo o per soverchiarlo, ma semplicemente per testare fino a che punto loro possono muoversi. E questo avviene non solo nei computer, ma anche nella loro vita quotidiana. Fai caso, tu dai una regola a tuo figlio, poi appunto tuo figlio è lì che cerca di trovare i cavilli. Quella è anche una forma di hacking, il cavillo per aggirare, o perché no, magari cerca un po' di fare il furbo e cerca di fartela. Ok? Quindi questo è il loro modo di fare hacking. Il fatto dell'hacking per i nostri ragazzi in realtà è molto importante, perché al di là del discorso sociale, per cui sperimento quali sono fin dove io posso spingermi nella mia società, oppure anche a livello appunto di skills, come piace dirlo noi ormai nel 2020, ossia di capacità, risorse pratiche ma anche cognitive, per cui comunque io per hackerare un sistema devo comunque studiare, devo comunque ingegnarmi, e quindi metto in moto tutta una serie di risorse per cui io alleno e che mi potranno poi servire nella vita. Ora, perché ti parlo quindi di hacking? Perché lo reputo così importante? Perché proprio per questo lasciare ai nostri ragazzi degli spazi, potremmo dire, definiamoli così, di hacking, può essere molto utile per loro. Non solo per queste cose, ma anche perché comunque è la loro naturale propensione. La natura li ha fatti così, ci ha fatti così, anche ai nostri tempi. Ormai sono tante le ricerche che hanno rilevato e quindi ci hanno mostrato che se noi diamo la possibilità ad un ragazzo di hackerare un sistema, può essere un dispositivo elettronico, ma anche una regola, ad esempio, e così via, possiamo stare tranquilli che nella maggior parte delle volte questo ragazzo, questa ragazza, ci proverà, sfrutterà questa possibilità per fare hacking. Non solo, è stato anche sperimentato che più questi ragazzi poi si riuniscono in gruppo con la stessa idea di fare hacking, e più questo sentimento viene rinforzato. Questo non è nuovo, perché comunque sappiamo benissimo che il gruppo influenza, ma questo rinforza ancora di più il concetto per cui i nostri ragazzi sono hackers nel DNA. Quindi impedendo ai nostri ragazzi questa attività è come se noi impedissimo appunto ai nostri figli di esprimere una parte di se stessi. Quindi
Come possiamo fare? Non è che adesso ti sto dicendo lascia il tuo cellulare a tuo figlio, lascia che scopra la password, che entri nei tuoi sistemi, nelle tue email e così via. Ovviamente no, ma c'è molto altro dietro. Penso ad esempio alle basi del coding. Ad esempio, se avete un computer che è buttato lì, che in cantina, che intanto non usate, magari se il vostro ragazzo mostra una certa propensione verso in quella direzione, allora ecco che può diventare anche un'occasione per lasciarlo a sua disposizione, per pasticciare con il sistema operativo, ad esempio, e via di questo passo, magari anche con le parti del computer, con l'hardware. Oppure, ad esempio, lo si potrebbe aiutare, soprattutto quando è ancora una certa età, a frequentare gruppi, ne esistono tantissimi sul territorio, proprio dedicati all'hacking, ma l'hacking etico, in cui i ragazzi hanno la possibilità di sperimentarsi creando pezzettini di videogiochi, pezzettini di coding, tutto ritagliato ovviamente per la loro età, quindi tutto divertente e nulla di noioso. Quindi mi raccomando, l'hacking, da dire, l'hacking è bello, ovviamente fatto in un certo modo, ma va fatto bene. Che cosa ne pensi? Dimmi la tua qui nei commenti. Iscriviti al mio canale se non l'hai ancora fatto. Trovi tutti i link in descrizione. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero. Ciao!